Quando mi trovo a parlare di impostazione, di idea di business o di innovazione, in molti video o lezioni mi sentirete dire che tutto è stato già inventato. Ed in effetti è così, lo confermo. Ma, e questo è un ma decisamente intrigante, ogni tanto qualcuno riesce a reinterpretare un settore così bene che, abracadabra, tira fuori dal cilindro qualcosa di davvero innovativo. Se pensate di essere incappati in una di queste idee, beh, dovete sapere che, se davvero così fosse, avrete più di qualche gatta da pelare, perché quando si rivoluziona un sistema non è mai facile, ma se ci si riesce, è lì che ci si diverte davvero. Ve lo devo dire però, sono situazioni decisamente rare, perché cambiare un settore intero o addirittura crearne uno inesistente non è cosa da poco. Bisogna azzeccare in maniera piuttosto precisa la domanda latente che a volte nemmeno il target stesso sa di avere. Risolvere il gap, che può essere di prezzo o di servizio o di prodotto, ed incastrare il tutto nel momento in cui il mercato è pronto ad accogliere questa novità. Il pelo sullo stomaco poi ce lo dovete mettere voi. Insomma, una specie di congiunzione astrale che il più delle volte fallisce l'allineamento e sfuma come una chimera, ma a volte riesce bene. In 15 anni di esperienza ho avuto la fortuna di partecipare a ben due progetti di questo tipo. Il primo fu l'introduzione 12 o 13 anni fa, ormai se non sbaglio, di un nuovo modo di fare dermoestetica nel mercato italiano. Un mercato che oggi probabilmente ognuno di voi conosce, anche se solo di rimando. Il secondo è in atto ora e riguarda un nuovo modo di proporre le ecografie alle mamme in dolce attesa, inventando il concetto di ecografia emozionale. Insomma, per quella che è la mia esperienza, la cosa non è poi così facile. Per aiutarvi a capire quindi se il tutto può funzionare anche per la vostra idea innovativa, proviamo a sviscerare quei tre cardini di cui parlavo prima. Punto numero 1: per centrare una domanda latente di mercato dovete necessariamente essere un po' visionari, un po' folli e un po' fortunati. Non prendiamoci in giro, la sorte a volte è una componente importante. C'è da conoscere davvero bene il mercato in cui vogliamo entrare, e parlo di esperienza decisamente consolidata. E poi c'è da conoscere il target, sapersi immedesimare nei loro bisogni ed essere pronti a provare una nuova strada per soddisfarli meglio di quanto l'offerta attuale riesca a fare. Punto 2: è importante avere una certa dimestichezza con il prodotto, con il servizio che si intende offrire, non solo, ma anche con tutte le componenti che girano intorno. Insomma, dovete essere davvero ferrati nel vostro. Punto 3: c'è da creare awareness, perché a volte il target va educato. Non tutti quelli che hanno un bisogno a volte sanno di averlo davvero, soprattutto quando quel prodotto, quel servizio di cui hanno bisogno manca del tutto sul mercato, o magari esiste ma è totalmente fuori portata perché è proposto a prezzi totalmente inaccessibili. Ma quando presenti loro l'offerta giusta nel modo giusto, ecco che il punto d'incontro diventa chiaro per tutti. Punto 4, sì, lo so, erano 3, ma se questo si presenta è il più duro da sbrogliare. Punto 4: va affrontata la rigidità delle pratiche burocratiche e delle impostazioni datate degli uffici di competenza, che onestamente poco si prestano a visioni nuove e innovative. Preparate quindi una buona dose di pazienza e di creatività e lavorate per trovare il modo giusto di presentare il progetto, creando voi stessi un'interpretazione plausibile e digeribile per chi dovrà rilasciarvi un'autorizzazione o venire a fare un controllo. Detto questo, se pensate che l'innovazione possa riguardare solo l'idea di business in sé, vi sbagliate di grosso. Dovete ingegnarvi anche per stravolgere dei preconcetti a chiunque entri in contatto con la vostra idea o a chiunque possa avere una vaga idea di affiliarsi al vostro franchising. Ma se ci doveste riuscire e sarete così bravi da andare fino in fondo, allora potreste davvero arrivare lì dove in pochi hanno la voglia, il valore e la fortuna di arrivare.